In TV, i piaceri della vita. A Vecchiano, dove nel 2014 abbiamo girato Happy Vecchiano, del quale vi faccio vedere alcune immagini. It might seem crazy what I'm about to say. Su iniziativa di Luca Barghini, presidente della Proloco, suscitò un grande entusiasmo sulla popolazione che si appresta a ricevere nuovamente i turisti. Andiamo a vedere.
Sono con Massimiliano Angori, sindaco di Vecchiano. Buongiorno, signor sindaco. Io volevo sapere da lei perché bisogna venire qui a visitare Vecchiano. Vecchiano è Vecchiano, Vecchiano è un posto speciale, partirei dall'Arenile, dalla Marina di Vecchiano, la spiaggia del parco, 4 chilometri di costa, incontaminati nel verde, con le dune a ridosso del bosco e devo dire quest'anno la particolarità, nonostante ci sia il coronavirus, abbiamo organizzato il controllo degli assembramenti, delle distanze e di tutti i protocolli approvati dal governo e dalla regione con tutte le risorse locali, innanzitutto con risorse finanziarie comunali e poi anche con i volontari che fanno parte della nostra associazione di volontariato e quindi la pubblica assistenza di Migliarino, la sezione di Migliarino, la Misericordia di Vecchiano, il soccorso fluviale alluvionale, devo dire una cosa significativa, e poi abbiamo anche il rinforzo dell'associazione dei carabinieri. Quindi ecco, effettivamente un sistema articolato che consente a tutti di andare in sicurezza nella nostra spiaggia libera. Abbiamo anche tre pezzi di spiaggia attrezzata che lavorano benissimo, l'Oasi 0, 1 e 2, tre piccole spiagge per chi vuole gli ombrelloni sul posto. Infine devo dire che anche il sistema di salvataggio è efficiente con i volontari di Mare Sicuro e del gruppo di lavoro in acqua. Grazie Grazie mille, Sindaco. a voi. Siamo a Migliarino, che si trova tra i monti e il mare. Eleonora, quali sono i piatti tipici della zona? I piatti tipici della zona sono principalmente i piatti di mare. Infatti oggi vi abbiamo presentato i nostri raviolini di pasta fresca ripieni di burrata accompagnati da delle acciughine del Cantabrico e pomodorini confit. Allora, buonasera a tutti, Vecchiano, perché venire a Vecchiano e cosa possiamo trovare? Abbiamo dalla collina fino al mare. In collina abbiamo due sentieri CAI, lo 0 e 103, che offrono attrattive e particolarità in ogni stagione, soprattutto per gli amanti della natura, del camminare e della flora. Una campagna che arriva fino al lago Puccini, dopodiché una macchia mediterranea, una pineta che arriva fino al mare. Il mare che è formato, che diciamo prospiciante di una spiaggia lunga 4 km, che in parte è attrezzata e in larga parte però è una spiaggia libera, fruibile da tutti. Siamo dentro il parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e abbiamo sul territorio una vasta rete di strutture ricettive e di negozi di vicinato e di artigiani, per cui il turista che viene qui può trovare tutto per ogni tipo di esigenza. Hey you, can we talk? Hey you, I think you're my subsistence. Simone qui dal ristorante Dammeri a Nodica e oggi vi presento il nostro piatto vongole e bottarga di tonno. Allora, gli ingredienti sono semplici: un po' di aglio per fare il soffritto, olio extravergine, prezzemolo, vongole fresche e bottarga di tonno grattata. Si fa un soffrittino con l'aglio e subito il prezzemolo, vengono messe le vongole con un po' d'olio
e poi si fa sfumare con del vino bianco. A fine cottura si aggiunge la pasta, in questo caso linguine, e quando il tutto è saltato e amalgamato viene messa la bottarga a crudo sopra il piatto e così sono buone da gustare. Raccontami un po', come sono questi vecchianesi? Sono gente semplice e solare, molto affezionata, infatti abbiamo appena riaperto, ho ritrovato tutti i miei clienti, anzi ci hanno detto che gli siamo mancati e quindi ci ha fatto tantissimo piacere. E poi noi l'abbiamo seguiti anche nel Covid, abbiamo lavorato con l'asporto, con le consegne a domicilio e quindi non abbiamo mai lasciato i nostri clienti che desideravano avere i nostri dolci. E bene, siamo contenti che il lavoro è ripartito alla grande e spero che questo qui non succeda più, questa brutta cosa che è successa, speriamo, perché è un fatica per tutti. E bene, sono contenta, sono felice che insomma i nostri clienti hanno dimostrato che sono affezionati a noi. Grazie mille. Sono a Migliarino, che si trova nel comune di Vecchiano, e sono con Francesco. Ciao Francesco. Ciao, ciao. Allora dimmi un po', Francesco, ma come sono gli abitanti di Migliarino? Ma gli abitanti di Migliarino sono soprattutto sempre presenti, sono cordiali, danno sempre una mano e niente, non ci possiamo assolutamente lamentare, anzi, ben venga. Château il Bottaccio, una delle meraviglie della Toscana, tra il mare della Versilia e le montagne Appuane, dove lo chef Nino Mosca propone una cucina solare ispirata ai sapori mediterranei. Un ambiente davvero fantastico che però soffriva il problema delle zanzare. Signor Nino, quali vantaggi ha ottenuto con l'installazione del nebulizzatore antizanzare FreeZanz? Finalmente liberi dalle zanzare questi ingraditi ospiti durante le nostre meravigliose cene fuori nel giardino. Finalmente liberi. Un impianto che funziona ad orari controllati e programmati e fa utilizzo di prodotti innocui per le persone e a base naturale. Lo consiglio a tutti perché è efficiente ed economico nella gestione. In TV, i piaceri della vita.